a scoprire nel cuore di Cosenza Parise Gallery, un nuovo store dedicato all'abbigliamento per l'uomo e la donna che amano vestire con uno stile inconfondibile, ricercato e al passo con le nuove tendenze. Parise Gallery, il tuo shopping in centro città. Pirossigeno, il punto di congiunzione tra due mondi, sanità e industria. Scegli le nostre soluzioni e consulenza per i tuoi progetti di costruzione e ristrutturazione. Big Mat. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita a Rende. Metallo Petroli. Carburanti di qualità al miglior prezzo. È in via Cristoforo Colombo, a Rende. La DVP Auto Ricambi e Service è specializzata nella distribuzione di ricambi di carrozzeria e meccanica per autoveicoli, mezzi commerciali e mezzi pesanti. Da DVP trovate sempre disponibile qualsiasi tipo di ricambio per le vostre auto e per i vostri veicoli commerciali. Giordano Cars, vendita e noleggio auto. Via Cristoforo Colombo, 7° di Rende. Info 0984 83 90 33. Gruppo Binetti, 50 anni di esperienza nell'installazione e manutenzione ascensori. Via Bari, 61, Rende. Nauti Caravans, da 33 anni leader della nautica calabrese. Assistenza, rimessaggio, usato sicuro. Noleggio barche e gommoni dal porto di Belvedere Marittimo. Vivi il mare insieme a noi. Nauti Caravans, contrada Vadue di Carolei. Ed eccoci per questo martedì 30 di maggio, ci ritroviamo con 30 minuti, 30 di maggio, 30 minuti, ieri naturalmente l'appuntamento l'abbiamo fatto con il calcio, al lupo, sempre in diretta dal Parco Acquatico di Rende, e questa sera ritorniamo con 30 minuti di tutto e di più. Dove essere insieme a me questa sera il sindaco di Casali del Manco, anzi la sindaca di Casali del Manco, Francesca Pisani, a lei eletta. Però per problemi, c'è stato oggi pomeriggio un forte temporale che ha colpito il comune di Casale del Manco, un territorio vastissimo, ripeto, e vedete anche le immagini, quindi è impegnata lì sul territorio. Mi ha chiamato, dice: guarda Fabio, non faccio in tempo perché abbiamo smottamenti, abbiamo frane, insomma abbiamo l'ira di Dio, qua oggi con questo tempo non si capisce più niente. Insomma, abbiamo deciso, poi la concordiamo, la sua intervista qui a 30 minuti. Però siccome noi siamo sempre sul pezzo, questa è un'altra frana che ci ha inviato oggi pomeriggio, siamo sempre sul pezzo, e oggi c'è stato un passaggio importante, naturalmente, che non è sfuggito a tanti, in modo particolare poi addirittura i consiglieri di minoranza del Comune di Rende. Oggi si è votato il PSG, quindi è passato, è stato approvato, e i consiglieri di minoranza sono recati presso la prefettura di Cosenza, quindi a testimoniare, a scagliarsi contro l'amministrazione. Però prima di sentire consigliere Sandro Principe, volevo salutare insieme questa sera c'è l'assessore del Comune di Rende, Domenico Ziccarelli. Domenico, buonasera, benvenuto. Buonasera. Come state? Buonasera. In zona Cesarini ti ho beccato, quindi. Buonasera Fabio, buonasera ai telespettatori di Teleuropa. Io vi faccio vedere questo breve passaggio e poi lo voglio commentare con te per capire a cosa si riferisce Sandro Principe. Prego, dalla regia. Non altro che ridere, dovreste piangere, vi dovreste vergognare, perché alle 9 di stamattina voi avete spinto dall'orlo del baratro il comune nel baratro, perché chi ci osserva da Roma, dal Ministero dell'Interno, e vede che c'è una maggioranza che addirittura approva un PSC illegalmente, forzando il regolamento, forzando la storia, forzando la dignità, forzando l'equilibrio, chi a Roma legge l'atto che avete compiuto non farà altro che spingere questa. L'avete sentito? Poi lungo l'intervento ve ne ha detto di cotte e di crude, io ho smesso qui perché, insomma, vi dovete vergognare. Non c'è da ridere, state spingendo il comune al baratro, l'avete portato già, l'avete buttato a mare. Insomma, voglio dire, atti illegali, ma cosa è successo in poche parole? No, niente, io vorrei premettere come prima cosa che noi stiamo semplicemente esercitando il nostro diritto di governare questa città. È la seconda legislatura,
forse ancora dopo 9 anni, no forse, sicuramente non è stata digerita la vittoria del sindaco Panna, che viene visto come un estraneo su questo territorio. Però oggi, alla luce dei fatti che stanno succedendo, ne è la prova l'Emilia-Romagna, prima hai fatto vedere le immagini di Casali del Mango, cioè noi abbiamo il dovere di approvare questo nuovo piano strutturale per mettere in sicurezza il nostro territorio e di conseguenza i nostri concittadini. Quindi è un dovere più che un diritto. Io, fra l'altro, il piano è stato dura da 12 anni, lo studio del territorio, quindi non c'è stata fretta, penso che 12 anni siano 12 bastati anni. Per studiarlo, per parlarne, per prendere tutte le precauzioni, le decisioni del caso. Però Domenico, ecco, poi parlare di atti illegali, non so di cosa si riferisce lui di atti illegali. Capisco anche l'attaccamento dell'onorevole Principe a Rende, perché è stato al governo fino a 9 anni fa in modo ininterrotto, prima Cecchino, Principe, poi lui, e lo capisco, però l'impeto e col quale si è espresso oggi mi ha lasciato senza parole. Ha scagliato anche contro Morrone, il Presidente del Consiglio. Usato, purtroppo... Perché poi se c'è qualcuno... Si è lasciato un po' prendere la mano. Sì, però... sicuramente sarà l'amore per questa città gli ha preso la mano, però sono ingiuste le accuse che ha fatto, perché io vorrei ricordare ai cittadini di Rende che noi... A Rende, io sono stato eletto anche nelle amministrazioni precedenti che facevano capo all'onorevole Principe, abbiamo avuto sindaci che costruivano, costruttori che facevano i presidenti del Consiglio, assessori che erano proprietari terrieri e costruttori, consiglieri comunali che avevano dei terreni e costruivano, cioè gridare oggi allo scandalo, quando da noi per decenni si sono sovrapposti sia ruoli diciamo di imprenditori legittimi con ruoli istituzionali. Io non credo nella malafede o in atti illeciti che ci siano stati negli anni. Ognuno poi si assume le proprie responsabilità e ne risponde alla propria coscienza. Però addirittura noi oggi avevamo un consigliere che, fra l'altro, oltre ad essere costruttore, aveva dei terreni su Rende, ha preferito dimettersi, quindi non vedo poi i mandanti, non capisco, io sentivo pure Marchiotti, Fabio Marchiotti, che ha dato prova anche di... Si è dimesso e subentrato? Si è dimesso e oggi è subentrato il consigliere Marasco, che come primo giorno credo che sia rimasto posto dall'accoglienza. Ha fatto un bel esordio Marasco. Sì, bello, però... Però questo è stato un atto importante, quello di Marchiotti, si è dimesso perché dice io non voto, mi dimetto, metto da parte. Ma anche per rispetto verso il sindaco Manna. Quindi tu dici che nelle passate amministrazioni ci sono stati imprenditori, costruttori... Sì, ma nessuno ha gridato allo scandalo, cioè io stesso non ho mai... Oggi lo trovo inopportuno, oggi, che gridare allo scandalo, anche perché chi esaspera i toni, chi usa dei linguaggi, non siamo certamente noi, oggi siamo stati assaliti, ho sentito... altri consiglieri addirittura che vogliono sapere i nomi dei mandanti, cioè dei mandanti di questo PSC, cioè di questo nuovo, chi sono? Non lo so, saranno forse gli stessi che hanno ispirato... Ma cosa c'è di così grave in questo nuovo PSC? Ma io si dicono una serie di bugie e oggi sentivo pure, anche nei giorni passati, si diceva di 2 milioni di metri cubi in più di cemento. Oggi proprio... In virtù del fatto che sono stati sottratti all'edificabilità circa 296 ettari, ci sono oltre 3 milioni di metri cubi in meno di cemento, quindi anche le notizie che danno sono infondate, perché basta prendere gli atti, leggere le tabelle e vedere i numeri. I numeri purtroppo non lasciano... Senti, ma in poche parole, Domenico, io voglio capire una cosa. Il Consiglio è convocato alle 9 stamattina, giusto? Oh. Quindi, chi ha mancato lì? Ma innanzitutto... Ha mancato la minoranza? La minoranza non è stata puntuale e... Fammi capire. La maggioranza ha invertito l'ordine dei lavori. Si può fare, si può invertire. Tranquillamente, non c'è nessuna legge che lo vieti questo... E ha approvato il PSC. Quindi, fra l'altro, però guardate, cara minoranza, ma ve lo devo dire. Cioè, voglio dire, voi sapete che c'è una cosa del genere, se dovete fare un esame,
date alle 9 meno 10. C'è una cosa così importante, sono arrivati secondo in ritardo, me qua, no? E poi loro, capito, con un gioco di, diciamo, di prestigio, se così possiamo dire, una genialata, hanno invertito il codice, che poi ci sta, è una partita questa, avete vinto una partita. Sì, ritengo che sia legittimo e se i numeri lo hanno permesso è stato giusto farlo, io non ci trovo niente di scandaloso in questa approvazione. Ci poteva essere un dibattito, sicuramente, certo. Bastava fra l'altro c'erano dei consiglieri dell'opposizione presenti, erano più di uno i consiglieri, potevano parlare per 20 minuti, si sono limitati a votare contro, io questo non l'ho capito, cioè, ci hanno garantito il numero legale, quindi in un certo senso hanno legittimato l'approvazione di questo nuovo strumento. E poi è scaturito questa dalla sospensione ed è arrivata questa... Quest'ira di sì, su una mozione, fra l'altro, presentata da un consigliere, dal consigliere De Rosa, sull'indagine Reset, che si è ritenuta inopportuna e non urgente, visto che si parla di settembre, è avvenuta l'udienza. Quindi, ma nelle democrazie ci sono le maggioranze e le minoranze, cioè oggi siamo noi maggioranze e stiamo cercando di esercitarla fra mille difficoltà. Credetemi, credo che le nostre consigliature saranno ricordate alla storia per tutti i problemi che stiamo attraversando, dal dissesto che abbiamo trovato, dalla pandemia, dalla guerra, dalla crisi idrica. Io mi ricordo c'è stato pure un periodo che mancava l'acqua sul Rende. La pandemia in modo particolare ha bloccato il mondo, certo. Non è un problema sul Rende, eppure noi stiamo portando a termine tutte le promesse fatte ai cittadini, dall'uscita dal predissesto, l'illuminazione pubblica, il piano strutturale nuovo, noi li stiamo portando a termine. E poi io non vedo tutta questa esaltazione che c'è da parte di alcuni membri della minoranza, saranno poi i cittadini a giudicare nella sempre massima cittadini, libertà. Certo. Io personalmente sono sereno. Quando si vota? Il prossimo anno, penso a giugno, insieme alle europee. Poi il sottoscritto, vorrei dire, non ho un centimetro di terra a Rende, quindi non ho nulla da temere. E poi non lo ritengo nemmeno un delitto se qualche consigliere o un crimine abbia ereditato da qualche antenato, da qualche parente un pezzo di terra. Cioè. Altrimenti nei piccoli comuni, dico io, ma non si potrebbero mai approvare queste cose. L'importante è che non siano stati premiati solo i consiglieri comunali che avevano quel terreno, che sono magari rientrati o rientrano in una logica di comparto o di un'area più vasta del loro terreno. Senti Domenico, invece Rende è città europea per lo sport, è stato nel 2023, quindi avete tante cose tante belle pure da portare avanti. No? Io tengo sempre a dire le cose belle di Rende, perché dopo 9 anni che siamo all'amministrazione, Rende continua a mantenere il primato come reddito pro capite insieme a Soverato. Aumentano i residenti, aumentano le attività, gli alberghi quindi pure sono dietro. Una città controtendenza per il resto della Calabria, noi abbiamo visto il capoluogo si svuota, Rende cresce, i residenti aumentano, sì. Evidentemente non corrisponde a quello che si dice, non è Beirut Rende, se la gente la sceglie ancora per lavorare. Bucarest come Cosenza. Come Cosenza, io... No. Vabbè, a Buche ve l'ha pattata, insomma. Purtroppo non è che insomma è uno 0-0 e parla al centro, a Buche state bene, sia Rende che Cosenza. No, noi stiamo intervenendo sulle buche in questi giorni, purtroppo il cattivo tempo, 20 giorni di pioggia ha rallentato moltissimo questo. Uno dice si poteva programmare prima, però la presenza dei commissari, non si è potuto programmare il lavoro, il clima nel quale si opera. Io sono uno, vengo accusato da parte in modo benevolo molte volte dai miei colleghi di maggioranza che sono una colomba. Io cerco sempre il dialogo, io non usciranno mai parole offensive dalla mia bocca, perché ritengo che il primo livello di rispetto, la civiltà, il rispetto dei ruoli, ognuno che ha,
La minoranza deve capire che oggi ci siamo noi e si deve rassegnare a questo. Fra un anno ci sfideranno tutti quanti, non so se insieme o in modo separato, perché anche noi parliamo di minoranza, ma sono diverse minoranze, non si trovano poi d'accordo su tutto. Ma al di là di questo ci saranno i cittadini che sceglieranno liberamente. Quello senza dubbio. Quello senza Io dubbio. Non vedo perché accelerare i processi e litigarci, ognuno si deve rassegnare oggi al proprio ruolo, c'è chi vince e chi perde, oggi siamo noi al governo, mi auguro che ci saremo anche i prossimi 5 anni per continuare il lavoro avviato, ma se si perde, uno si, certo. devono le sconfitte vanno metabolizzate, certo, a 9 anni, ripeto, dalla vittoria di Marcello Manna ancora non si è metabolizzata questa sconfitta. Senti Domenico, ti volevo chiedere invece, c'è stata la commissione d'accesso, no? Sì. Come è andata via, adesso che succede? Quando c'è stata lì? Come 2 o 3 mesi? È stata 6 mesi, stati 3 mesi e 3 mesi che questi 6 mesi hanno fatto anche questo un danno, perché hanno rallentato gli uffici nei loro lavori, perché i dirigenti e i funzionari passavano le giornate a raccogliere documenti giustamente per i commissari. Ma Rende, io al di là di tutto non la ritengo una città di 'ndrangheta, ma onestamente dire questo, la città con l'università, anche perché dire questo non vale per altri amministratori che sono coinvolti più o certo. meno nelle stesse vicende, e non vale per Marcello Manna. Poi i documenti, se ci sono, io non ne so, certo. io non ne sono a conoscenza. Ma poi la giustizia deve fare il suo corso. Poi c'è la giustizia, certo, si potrà certo. fare ricorso. Io l'ho detto più volte, è lenta perché è lei, però poi arriva la sì, fine. Sì, ma noi stiamo vedendo, ne approfitto, scusami, in questi giorni, anche per il rinvio a giudizio, il sindaco Marcello Manni è rimasto un solo capo di imputazione. Riguarda la cooperativa che gestiva il centro minore, quindi sono caduti tutti gli altri, quindi si sta smontando, come succede in tanti altri casi, in tanti comuni, noi stiamo vedendo che vabbè, qui in Calabria di comuni sciolti ce ne sono stati sì, tanti. Sì, ma poi alcuni vengono riabilitati, questo dimostra anche la leggerezza. Perché non comunque è... guarda, il discorso qual è, Mimmo? Oggi ci siete qui, ci siete voi, state governando bene, male, ripeto, l'importante oggi è esserci, perché c'è questo passaggio importante del PNRR. Io non conviene secondo me a nessuno avere anche, un comune commissariato. Ma anche oggi, quello no? che dici tu, noi molti ci chiedevano la dimissione da un anno, cioè, a settembre, noi siamo riusciti ecco, a portare... Ecco, queste dimissioni, perché? Ma non erano contro la città, perché noi in questi mesi abbiamo approvato un sacco di progetti finanziati dal PNRR, che altrimenti la città avrebbe perso. Quindi penso che sia anche questa richiesta assurda di dimissioni di proprio contro la cittadinanza, perché andava a mettere ancora di più il comune nella confusione, certo. anche perché i commissari se vengono gestiscono l'ordinario certo. e c'è chi dice che il peggiore sindaco è meglio del migliore commissario, diciamo, perché i commissari si limitano a gestire il presente, l'ordinaria amministrazione, certo, una cosa normale, no? E noi nonostante tutto siamo rimasti in pochi con una giunta dimezzata, senza il sindaco, senza il vice sindaco ad andare avanti, ma lo stiamo facendo per amore verso questa città e per mantenere fede agli impegni che abbiamo preso in campagna elettorale. Il programma come sta andando? Lo state rispettando? Noi lo stiamo rispettando il programma e il nuovo piano strutturale era uno dei punti del programma ed è stato approvato. Io non vedo questo scandalo che si deve fare, ce ne assumiamo le responsabilità tutte, ci siamo noi al governo, non è che ci sottraiamo, come io non ho difficoltà a chiedere scusa ai cittadini per le condizioni delle strade, purtroppo il cattivo tempo e dei problemi anche amministrativi dovuti alla mancata programmazione, ma per la presenza dei commissari, che poi i commissari arrecano danni in ogni caso, perché ti paralizzano un ente, certo. questo deve essere considerato dai cittadini. E però stiamo ripartendo, stiamo riprogrammando la bitumazione delle strade, la pulizia del verde, noi abbiamo, poi Rende una città enorme, noi abbiamo un territorio di 37 chilometri quadrati, una rete stradale, tante contrade, insomma, 99 contrade, una rete stradale che supera i 250 chilometri, non è facile da gestire, con i pochi mezzi che abbiamo... Avete 20 vigili, mi dicevo. No, qualcuno. Magari 20, dice, no, ne abbiamo 11, noi garantiamo 11. Un servizio alla cittadinanza con 11 vigili.
Alcuni dovranno andare in pensione il prossimo anno, cercheremo di fare i concorsi, uno per due vigili si sta già preparando perché ci sono già le domande. Cioè adesso si deve ripartire, con l'uscita dal predistesto si può ripartire e programmare di nuovo la città. Però è siete già usciti dal predistesto oppure ancora? Stiamo aspettando, abbiamo mandato tutta la documentazione alla Corte dei Conti, stiamo aspettando la comunicazione. Senti, invece Mimmo, perché lui, Mimmo dovete sapere, la storia di Mimmo che aveva uno dei locali, diciamo, più belli, il ristorante era il Setaccio, te lo ricordiamo bene. Il della preistoria. Fatta la preistoria, ci voglio dire, lì andavano a mangiare tutti, magari anche Berlusconi, tutti lì da te, sono stati attori, attrici, insomma, presidenti e quant'altro. Però Mimmo poi ha avuto questa passione per la politica, insomma, anche perché tuo papà, insomma, faceva politica. Ecco, no, hai detto la parola giusta. Però, io ogni tanto. Ma potevo un ristoratore, scusa. Sto vedendo se riesco a riaprire, ti dico la verità. Però, ma c'è sempre il Setaccio. Sì, stiamo vedendo con altri amici di riaprire, perché da solo non ho più l'energia e né la voglia, ti dico da solo. Perché questo, come sai. Però faceva una lagana e ceci che era favolosa, va bene. Sì. Per noi era una cucina proprio tradizionale, sì. Bravo. Cosa ti piace? Facevamo pure delle serate, ti ricordi? Quando avevamo questo pazzo show, noi andavamo anche lì con i ragazzi. Però voglio dire, cosa ti manca di quel tempo? Mi manca, io... Eri più spensierato, non avevi pensato. No, insomma, io ho trasferito l'amore che avevo per i miei clienti ai cittadini. Infatti io delle volte vengono dei cittadini, perché in comune vengono cittadini. Molte volte mi viene spontaneo alzarmi e accompagnarli all'uscita. Perché ero abituato alla porta. Ero abituato ad accompagnarli. E poi devi amare questa città. Io la cosa più importante, che è un invito che faccio a tutti, per chi vuole avviare questa esperienza amministrativa, si deve amare il proprio territorio, si deve conoscere. E deve essere una missione, come dici tu. Non è facile, oggi non è più una missione, perché poi chi fa politica oggi ha delle responsabilità, anche questi piccoli sindaci, io ne trovo spessi, tantissimi sindaci, ecco, vedi, come dicevo, sono sul territorio, ci mettono la faccia, hanno delle responsabilità importanti, certo, rende una cittadina diversa da un paese piccolo come può essere Fuscaldo o Acquappeso o Casale del Mare. Ma tutti i sindaci oggi sono tutti vivono quanti, mille difficoltà dal punto di vista economico, come personale, e sono cambiati i tempi. Mi ricordo 20 anni fa, 15 anni fa, era forse più facile amministrare. Oggi le nuove norme, i patti contabili... Vabbè, è cambiata anche la politica, non ci sono più i politici una volta. Non ci sono più i partiti. Non ci sono più i partiti, non ci sono più le sezioni, no? Dove andavi a fare discussioni. Oggi si alza uno, dice un partito, piglio, questi voti sono i miei, io vado lì e faccio l'assessore, mi vuoi? E se li pigliano. Poi si fanno i selfie con la... Poi è bello questa leggenda metropolitana che bisogna sfatare. Io mi auguro che questa finisca oggi o domani, questa situazione. È possibile. Amministratori che vedi vanno, fanno, sì, aggiusto le buche, io faccio... No, quelli sono soldi pubblici. Cioè, che facciamo? La buca la devo aggiustare, ma non è che tu ti puoi mettere, ce l'ho fatta io, mi ci faccio un selfie davanti alla buca che l'ho fatta. Quello ha fatto l'amministrazione, questi soci hanno... È un dovere, però purtroppo qua passano i diritti, fanno passare per piacere, cioè, capito che voglio dire? In Calabria, io ho coniato studente, i diritti ti fanno passare per piacere, perché praticamente succede che molte volte questi che amministratori, piccoli amministratori, vanno, dice, ma sai, l'ho fatta io, chiama a me direttamente, adesso ho le pagine Facebook, non chiamano più al comune, perché al comune non ti risponde più nessuno, chiamano l'amministratore di turno, c'è una buca sotto casa, arrivo, un po' di intervento, poi che fa quello? Ma sai, ho chiamato Giovanni è scappato, mi ha fatto la buca, oggi domani che viene, che è il voto, io gli do il voto. Tu parlavi prima... questo non è fare politica, di politica stiamo parlando. Ma parlavi dei partiti che non ci sono più. Sì, partiti, due discussione. Oggi è arrivato Sandro Principe, lì a Rende, si è messo, ho aperto il microfono e ve ne ha detto tutti i colori. E finisce là, finito. Sandro Principe, poi non lo so, che non ha detto di tutti i colori, io non lo mando perché non si possono sentire quelle cose, sono troppo pesanti, offensive nei confronti anche di un presidente del Consiglio. Voglio dire. Però ripeto... la discussione ci sta. Però scusami, tu prima hai detto una cosa importante, i partiti. Ma tu i selfie non ti fa per i... Fa qualche buca e ci metti pure tu. Oggi
vedevo i risultati dei ballottaggi, ha votato meno del 50% degli elettori, e alle amministrative è grave questo, e forse sono i comportamenti degli amministratori, anche questi quello che succede che allontana la gente, dovremmo essere tutti più responsabili, me per primo e tutti quanti di far capire. Senti Domenico, una buona amministrazione, guarda, un cittadino oggi mica vuole sta buca, vuole l'acqua, vuole la spazzatura, non è che vi chiede niente, posti di lavoro non ne potete dare, anzi se li date, non lo so se li dà, però non ce ne sono, voglio dire, quindi un cittadino che vuole pagare meno tasse, vuole la luce, vuole il gas, vuole l'acqua, vuole la spazzatura, questo, la buca. Il cittadino oggi questo. Mica ti stiamo chiedendo a Luna del Pozzo. Se voi non garantite questo, cosa dà? Forse per dovete andare, secondo me. Sì, ma è così. Noi poi dice un Gesù i soldi. Sempre sono fatto un Gesù i soldi. Ma uno lo sa prima che si insedia la situazione. Se no, se non si è formato è peggio. Se l'amministratore si candida senza sapere se la situazione economica del comune. Insomma, Mimmo, cosa avete sbagliato voi a Rende? Cosa vi contestate? Ecco, fatti una domanda e datti una risposta su questo. Cosa avete sbagliato voi in questi anni? Noi abbiamo avuto la sfortuna di amministrare, te lo dicevo prima, nel periodo peggiore, che ha contribuito a anche fra la maggioranza a rendere i rapporti più tesi, perché non è stato facile attraversare i 2 anni della pandemia. E poi la mancanza di partiti, il fatto che mentre prima c'era il gruppo che amministrava, oggi si trovano i singoli, quindi prima che si crei il gruppo ci sono le giuste discrepanze, ci sono le giuste parole, perché non è facile creare un gruppo, perché si amministra insieme. Io non ho mai fatto una cosa da solo, io tutte le cose che ho fatto al sindaco Marcello Manna mi ha dato la possibilità di farne tante. Le ho fatte insieme agli altri, anzi sono sempre ad incitare i miei colleghi consiglieri a darmi la mano, perché si vince di squadra, singolarmente non si va da nessuna parte. E Manna è stato, nonostante le difficoltà, nonostante averci unito un po' da diverse estrazioni politiche e sociali, ha avuto la capacità in questi anni di tenerci insieme. Non è facile tenere insieme teste diverse, esperienze diverse, visioni diverse. Ci vuole un cambio di rotta. Prima, i prossimi sindaci di Montalto, Rende e Cosenza, passiamo alla medicina, ai medici. Perché adesso sono 3 avvocati, caracciolo, Manna e Caruso. Sì. Cioè vabbè, adesso sono 3 avvocati. Adesso, Rende prima c'era Cavalcante, prima ancora Bernardo. Andiamo sulla medicina, 33, non facciamo Cosenza, ma io ritengo che il sindaco deve essere uno che ama la propria città, le idee. Ma io sto scherzando. No, lo so che scherzi, io poi ho troppi avvocati, ci sono. Ho chiuso che cos'è? Il presidente della regione. Occhiuto è un commercialista, ha lavorato in economia e commercio, penso. Però ci dovrebbe togliere subito la crisi regionale. Ma speriamo, lui lì penso che lo farà. Poi se fa bene sarà riconfermato. Quello che ho detto prima, Rende, se vi hanno riconfermato, rieletto per il secondo mandato Manna, molto bene, ha fatto bene. Giusto. Io delle volte lo sai che vorrei le elezioni amministrative già ogni domani. Anno. No, già domani per dare voce ai cittadini che sono quelli estranei proprio al dibattito. E lo dicevo, guarda, io non mi stancherò mai, li stiamo allontanando. Il cittadino è come dici tu, vuole delle semplici cose, la pulizia, l'illuminazione, le strade sicure, tutti questi discorsi. Fra l'altro, per ritornare al PSC, questo PSC sarà pubblicato, finalmente sarà noto, ci saranno le osservazioni, quindi si può anche migliorare da parte dei cittadini per la prima volta, poi ritornerà in consiglio, quindi si può anche rimodellare. No, ci sono i giorni che dalla legge per recepire tutte le osservazioni dei singoli cittadini e allora, dei consiglieri. Allora cosa ti senti dire, che siamo il TGTN che incombe, e cosa ti senti dire a Sandro Principe, visto quell'attacco frontale forte oggi a voi in consiglio comunale? Prego, la telecamera ti vai. No, che è dispiaciuto molto oggi l'attacco e le accuse che ha fatto, perché io personalmente non ho rapporti, non ho mandanti, io sono stato aggredito nel mio comune, nella mia stanza per difendere le leggi del nostro comune, e personalmente io mi sento offeso, io non le ho, mio padre ha un'altra storia da fare, quindi quelle accuse gratuite che ha lanciato a tutti e che lanciano altri le rigetto in modo proprio durissimo, perché nessuno si può permettere,
di insultare le persone o far vedere dietro le persone, uno deve fare nome e cognomi. Quando uno ha delle accuse da fare deve avere il coraggio di dire i nomi, e chi, se ci sono mandanti, devono dire i mandanti, altrimenti è parlare a vuoto, senza, e si fa il male della città, perché queste cose fanno vedere Rende come una città malata, e non lo è Rende, come non lo era quando erano amministratori, costruttori, no, e nessuno si permette, non lo de- oggi ancora di più, perché fra gli amministratori non ci sono costruttori, quindi oggi lo è meno di prima, e se c'è qualcosa si deve avere il coraggio di andare a denunciare, malagiare insulti a persone, a me, ai miei colleghi di giunta che fra me, ai consiglieri, che fra mille difficoltà stiamo cercando di andare avanti e onorare i nostri impegni, questo non è consentito. Ma non all'onorevole Principe, a nessuno. Io oggi volevo parlare, poi mi è passata la voglia, perché le rigetto proprio al mittente tutte le accuse che sono state lanciate oggi. E con questo, ragazzi, io vi lascio, perché grazie a Domenico Ziccarelli, che poi detto Mimmo Ziccarelli, Ziccarelli, due CIE ci sono, il comune di Rende, è vero. Speriamo che riapri su setaccio, Mimmo, così vediamo lì, ci stiamo provando. Questo tempo che ho visto, tempo da lupi, piove sempre, insomma, capito? Faremo una trasmissione, proprio sarai il primo ospite. Broccoli e salsiccia, sì. Voglio, noi abbiamo fame, c'è il TG Ten, le ultime informazioni. Grazie Mimmo. Grazie a te. Un abbraccio e bocca al lupo per rendere Città Europea dello Sport per quest'anno 2023. Grazie ancora. Grazie a tutti. Allora, linea al telegiornale, noi ci ritroviamo domani sera con 30 minuti di tutto e di più. Ciao! Vieni a scoprire nel cuore di Cosenza Parise Gallery, un nuovo store dedicato all'abbigliamento per l'uomo e la donna che amano vestire con uno stile inconfondibile, ricercato e al passo con le nuove tendenze. Parise Gallery, il tuo shopping in centro città. Pirossigeno, il punto di congiunzione tra due mondi, sanità e industria. Scegli le nostre soluzioni e consulenza per i tuoi progetti di costruzione e ristrutturazione. Big Mat. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita a Rende. Metallo Petroli. Carburanti di qualità al miglior prezzo. È in via Cristoforo Colombo, a Rende. La DVP Autoricambi e Service è specializzata nella distribuzione di ricambi di carrozzeria e meccanica per autoveicoli, mezzi commerciali e mezzi pesanti. Da DVP trovate sempre disponibile qualsiasi tipo di ricambio per le vostre auto e per i vostri veicoli commerciali. Giordano Cars, vendita e noleggio auto. Via Cristoforo Colombo, settimo di Rende. Info 0984 83 90 33. Gruppo Binetti, 50 anni di esperienza nell'installazione e manutenzione ascensori. Via Bari, 61, Rende. Nauti Caravans, da 33 anni leader della nautica calabrese. Assistenza, rimessaggio, usato sicuro. Noleggio barche e gommoni dal porto di Belvedere Marittimo. Vivi il mare insieme a noi. Nauti Caravans, contrada Vadue di Carolei.